L'idea nasce con il Giubileo. Quando abbiamo sentito del Giubileo, abbiamo detto vogliamo fare qualche cosa per il Giubileo. Inizialmente pensavamo a una mostra di tipo tradizionale. E poi ci siamo resi conto che in realtà l'immagine, che è vero l'immagine, siamo nella società dell'immagine, ma anche l'immagine ormai è consumata. E l'immagine del cartellone pubblicitario, l'immagine della fotografia di internet, l'immagine anche del giornale, tutto viene consumato rapidamente. Ci serviva un posto dove l'immagine dovesse essere vista per forza. E quindi abbiamo immaginato di farla sul pavimento. Perché noi, come ho detto prima, non guardiamo più nulla se non dove mettiamo i piedi. Almeno ogni due passi dobbiamo guardare dove mettere i piedi. E siccome c'è questa reazione istintiva che non si calpesta, e anche metaforicamente non si calpesta l'immagine di una persona che soffre, comunque un'immagine di una persona, vedremo il risultato, l'effetto che farà se in qualche modo saranno portati a riflettere prima di calpestare situazioni di sofferenza e di solidarietà insieme. Ho preferito Tiburtina prima di tutto perché è una bellissima struttura, è molto nuova, è in qualche modo la stazione del Giubileo, perché è la stazione dell'alta velocità. È molto luminosa, e anche questo è importante, serve, perché le foto vanno viste bene, ed ha quel tipo di passaggio che è notevole, ma non è serrato, e quindi permette anche di fermarsi un attimo e di riflettere senza che nessuno ti venga addosso dicendo fammi passare. L'idea è di portare in giro per l'Italia e perché no anche per il mondo e la mostra non passarci sopra. Il Giubileo adesso va a chiusura, ma la solidarietà e la misericordia restano come concetti. In molte città italiane è facile riprodurre, anche se magari non così a decumano, così lungo, ma il concetto di dire c'è chi soffre, c'è chi aiuta, tu non passarci sopra, credo che avrà discreto successo la mostra, e quindi la riproporremo in altre città.